occasione, un'altra occasione, porterò le carte che leggeremo insieme, ne parleremo. Riusciti purtroppo in consiglio comunale a bloccare questa vergogna, questa svendita vergognosa della storia e del patrimonio della nostra città, perché questi signori con grande offre per loro rinviare di 2 giorni, di 3 giorni, ci avanti. Approfondiamo, prendiamoci 2 giorni di tempo, nulla da fare, bisognava votare perché loro avevano preso l'impegno con Mimmo Volpi. Che allora, questo paese, dovete saperlo cari concittadini, che è stato svenduto a Bellizzi e a Ceffone. Noi siamo servi sciocchi di Mimmo Volpi e dei cifonesi Calpinelli, Martinacci e soci dall'altra parte. Questo è purtroppo lo stato e la condizione di agrato in cui questa città è stata condotta da questi soggetti a cui noi abbiamo dato voto e fiducia. Allora per dire, cioè io sapevo con chi avevo a che fare. Avelino Falcone, altro emerito verde rivoluzionario di questa città. Avelino Falcone, nessuno lo sa, è stato candidato per la prima volta al Consiglio Comunale di Monte Rionale nel 1980 nel Partito Socialista. E prima era comunista, da comunista diventò socialista perché lui doveva combattere dall'interno i famosi speculatori di Monte Rionale. La mancata elezione al consigliere comunale gli comportò, gli fruttò un posto in commissione edilizia e poi da quel posto venne fuori la storia della più grande speculazione edilizia fatta nella storia di Monte Rionale Novello. Io l'ho detto altre volte, lo ripeto anche qui questa sera. 150.000 metri cubi di cemento che hanno devastato Valle Sant'Andrea lungo la strada per Ceffone e opera innanzi di Raffaello Falcone e del suo socio. Questo è alternata che fanno gli ambientalisti quando gli fa comodo e fanno gli speculatori il giorno dopo. Questo, perché dico io, questi soggetti, Angelo Meloni, non ne parlo, lo conosco ancora meglio, Angelo Meloni ha fatto l'assessore esterno con Michele Picardo nel 94, è stato eletto consigliere comunale con me nel 2001, e non vi dico, qui sono gli amici che potrebbero testimoniare, eravamo costretti quando parlavamo con lui a dire le bugie, a non dire quello che pensavamo perché se l'andava a vendere all'avversario il giorno dopo. Quindi eravamo costretti addirittura a non parlare o a dire addirittura fesserie, per dire, cioè io i soggetti li conosci. C'era questa città dove stare insieme per forza, per vincere, e diciamo anche su questo abbiamo ceduto a quello che era l'orientamento dell'opinione pubblica. Ma io ho ceduto perché pensavo che alla fine la garanzia mia era questo caso D'Onofrio, che io non conoscevo, io conoscevo forse una persona con il quale scambiavo qualche battuta. Io la dimestichi, ho avuto modo di conoscerlo per bene. E purtroppo questa qui è stata una delle più grandi sole che ho preso nella mia vita, perché sul piano il ragionamento di questo signore, perlomeno sul piano della capacità, perché il ragionamento che facevo io, che facevo in tanti, dice vabbè, questi sono tanti anni che sta la pubblica amministrazione, dirige un ufficio tecnico, è una persona perlomeno che garantisce una competenza, capisce le carte che gli mettono davanti e è in grado di dare perlomeno un contributo in questo senso. Sentite, niente è più sbagliato, cioè questo non ci azzecca proprio, come dice Antonio Di Pietro, guardate, ma veramente proprio non ci azzecca proprio, c'è questo al limite enorme di comprensione degli atti e delle carte che gli mettono davanti. Può sembrare una cosa incredibile, ma purtroppo è così, cioè non ci coglie, cioè proprio è cosa incredibile, cioè se al suo posto ci fosse stato uno che avesse fatto il tagliaboschi o il pasticcino, non lo so, il meccanico, pure dopo 3 anni qualcosa in più l'avrebbe imparato, invece qua proprio c'è. È roba da non credere, guardate, ma io veramente roba da non credere, cioè questo è proprio una nullità. Ma là il problema più grande non è anche nemmeno questo, perché poi allora pensavamo che